Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Zoo Players. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con Lost from Beyond M Edition. Dunque ragazzi, siamo nella sala per un rito di iniziazione, a quanto pare, raga. Sono tutti riuniti, vediamo un attimo. Qua ci abbiamo Amanda. Where's Jonathan? We're glad to see you here, Sing One. Today you will become a member of the Cult of Ecstasy. I want Jonathan. I want to speak with Jonathan. Jonathan is not important. Together, we will find new ways to better understand Lustga. Understand Lustga. Save Lustga. Nothing matters anymore. I'm already lost. Giusto. Victor, your life is only just beginning. You are a mighty seeing one. You helped us destroy the Scarlet Lodge. You and Jonathan stole the nature of universes. We stole what? You did so much. And the most important of all is yet to come. Your place is with us. Only we understand your pain, and only together can we soothe it. How can I soothe the pain when Lily's killer is with us? Hate is a choice. You can be above it if you wish to. If it is a choice, then let me make it. Raise your prayers to Lauvabrak. Pray with us. I'm sure the lustful god will show you how irrelevant your emotions are in the face of the absolute. But if you feel otherwise, Jonathan is behind you. Allora, raga. Ahia. Cosa facciamo? Cattura Jonathan. Ok. Dobbiamo catturare Jonathan. Va bene. Dove scappi? Sarà andato di qua, ragazzi? No, forse so dove è andato il merda. Qua su. Secondo me qua su. Momento, momento. Ora lo becchiamo. Dunque, questi ci vogliono far entrare all'interno del loro culto. Farci diventare membri. No, non è qua. Però c'è una porta. Possibile? Chiusa, cazzo. Ho sbagliato. Ok. Vogliono farci diventare membro, un membro del loro culto. Allo stesso tempo, non lo so, Victor è un po' giustamente contrariato perché Jonathan ha ucciso Lily, ma l'ha fatto secondo me per salvarlo, per non fargli fare la sua stessa fine, raga. Ora vediamo, vediamo un attimino se riesco a beccare il merda. Che poi ripeto, il merda, secondo me voleva aiutarci. Mentre il culto ha un secondo fine, assolutamente. Va bene, ispezioniamo tutto. Questa è chiusa. Lo beccheremo, no? Eccolo lì. Vediamo. Victor, understand. I saved you. You'd end up like me. You're a fuckhead. What does that even mean? I was saving Amanda. I was a hero. And then, when things started to fall into place... E questo è vero, ragazzi. Everything. And that was reason enough to kill Lily? I went through hell for Amanda. And she gave it all away for her desires. She gave me to Lustga. You have to know when to turn around, Victor. Lily would do the same to you. If I needed to turn away from her, it would have been my choice. And you, you took that away from me. You would do what I did. Love. Love blinds us. Non so, ecco, vattene, uccidi Jonathan. Allora ragazzi, avendo giocato il primo capitolo, effettivamente Jonathan ha salvato Amanda e via discorrendo, e ora è concio veramente male. L'ha fatto per noi, effettivamente Lily comunque ci ha tradito a manetta, ragazzi, ci ha mentito. Proviamo a fare una scelta diversa questa volta, facciamo vattene, non dico che lo perdoniamo, però evitiamo di ucciderlo, vediamo cosa succede. Vattene. Get out of here. If I see you again, then... I may not be able to control myself. But... Yeah, good. Feel better? Ma...
Non lo so. I think nothing will bring Lily back. You will feel emptiness, but there may come a day when it can be filled again. I want to help you with this. How? By the lustful god? By us. We will become your new family. Think about it, Victor. You've wandered for your entire life trying to understand who you are. You will finally have your place among us. You will help yourself, and you'll also prevent the same fate for other seeing ones. When we open Zuthwar and heal Lustga, all visions will cease. Many suffer like you, and together we can put an end ma to it. Ma io proprio di questa qua non mi fido, raga. I... So what's it going to be, seeing one? Non possiamo scegliere. Ok, ragazzi, ho deciso di non uccidere Jonathan perché secondo me, ripeto, l'ha fatto per aiutarci, però questa setta qui non me la racconta giusta assolutamente. Vediamo se poi in seguito, non so, avremo altre scelte da poter fare. Comunque, non vi sono anime nascoste nel corpo, non vi sono visi sotto la maschera, l'unica verità è scritta nella sua assenza. Ok, ragazzi, dunque, porco cane, 6 mesi più tardi, quindi abbiamo abbracciato questo culto qua. Strange. It looks like something is missing. Ok, stiamo studiando il libro La natura degli universi che siamo riusciti a recuperare. It's already time for the ritual? I don't even know how many hours I spent with this book. Oh well. I'll deal with the missing pages later. I need a mask for the ritual. Ok. Dunque, ragazzi, come detto, abbiamo risparmiato il povero Jonathan, perché effettivamente Lily ci ha tradito con Austerlitz, erano in accordo, assolutamente. E purtroppo, però, avremmo dovuto scegliere noi, giustamente, come ha detto Victor. Però vediamo un attimo, ragazzi, ora facciamo parte di questo culto, di questa setta. Ottimo, la carta della morte, da 10. Dobbiamo recarci per effettuare un rituale. Dunque, vediamo un attimo il menu, cioè l'inventario. Abbiamo recuperato tutto, ottimo. Dobbiamo recarci nella sala da pranzo, quindi in basso. Ok. Sono passati 6 mesi, raga. Là. Our brothers and sisters have already started. Listen to them. What a symphony they perform. Today is exceptionally majestic, for their ecstasy is being carried by the winter solstice winds. Are you ready, seeing one? Just like every day. Raise your prayers to Lava Brark, the lustful god, and follow his call. Ok, ragazzi. Dobbiamo entrare qua dentro. Via. Vediamo di cosa si tratta. Ok. Probabilmente nella versione non censurata, ragazzi, qua erano tutti ignudi. Vediamo un attimo. Non puoi fare sesso da vestito. Ah, ok, questi praticamente... Beh, giustamente, culto dell'estasi. Da 10. Ok. Allora, cari amici del culto dell'estasi, mi rendo conto del fatto che la storia della nostra associazione ha subito gravi ferite. Spero che saremo in grado di guarirle durante le cerimonie in programma. Sappiate che siete benvenuti presso la casa di Sabinian, indipendentemente dalle ragioni per le quali avete interrotto i legami con il culto dell'estasi. La Loggia Scarlatta è finita. Il nostro momento è ritornato. Se avete gettato le maschere, Teodoro vi offrirà maschere temporanee, già appartenute a importanti figure del culto dell'estasi. Fate in modo che le cerimonie in programma divengano un'opportunità per onorarli. Che la luce di Luv Abrark vi guidi, Amanda Moon. Ok. Sono i tizi seduti al tavolo, ok, quelli pregano. Dobbiamo svestirci. D'accordo. Obiettivo raggiunto. Quali altri obiettivi abbiamo? Prega Luv Abrark. Soddisfa la tua libidine. Ok. Un po' di vino. Probabilmente, raga, devo passare di qua. C'è la tizia qua. Dobbiamo pregare. Quindi prima preghiamo, ragazzi.
Yiv Lavo Brock. Yiv Lustga. Yiv Lavo Brock. Yiv Lustga. Yiv Lavo Brock. Yiv Lustga. Yiv Lavo Brock. Ma quanto dobbiamo andare avanti qua? Yiv Lustga. Lì per tornare. Yiv Lavo Brock. Yiv Lustga. Dovrebbe andare bene, no? Ok. Obiettivo raggiunto, quindi dobbiamo soddisfare la nostra libidine. Ma ci sono delle signorine a terra, vabbè, io penso che una valga l'altra, no? Cioè, nel senso... E invece no. Quindi era quella lì, ragazzi. La nostra prescelta. E Amanda? Ok, niente mutande, via. Sbam. Tutto scuro. Perfetto. È tipo coniglio. Ok. Andiamo un po' con tutti, dai. Ma alla fine sì, è un'orgia gigante sta roba qua. Ok. Poi? Siamo a posto. Amanda wants me to get through this book as soon as possible. Lascia la sala da pranzo. Credo che dobbiamo rivestirci, no? Giustamente. Beh, signorine, sono soddisfatte. Quantomeno credo, ragazzi, quindi via. Là. I'd expected a lot, but this is even more than I'd anticipated. Allora non siamo soddisfatti. Don't you want to join in? I'm a novice. I'd rather watch. My name is Natalia, by the way. Victor, I'm one of the seeing ones. Really? Me too. I was in the lodge until it collapsed. Then I wandered around until I found out there's no escaping the land of ecstasy. You were a seeing one in Austerlitz's reach? And you're still alive? I hid my gift. I've seen what they do to people like me. That's why I kept those visions to myself. Those fucking psychopaths. I had to watch what they were doing to the other seeing ones. If it makes you feel any better, you're only the second person from the Scarlet Lodge that seems normal. Yeah. Luska's affected each of us to a different degree. Who was the first person? No one worth mentioning now. Natalia, consider participating in the rituals as soon as you can. That'll help you find your place here and unite with us. Feels too much like the Scarlet Lodge. Eh, più o meno. You shouldn't be saying this out loud. Let the light of Lavo Brock guide you, seeing one. Quindi questa è un'altra vedente. Va bene. E proviene dalla loggia scarlatta, quella che è decaduta di Austerlitz. Una vedente che nascondeva il suo potere. Ok. I saw that you're already eyeing our new sister. What do you think of her? Withdrawn, confused, lost, nothing new. And what new knowledge did you gain from researching the nature of universes? Mm-hmm. I am very curious about what conclusions were drawn from the work of Doreen Austerlitz. Each day brings me closer to understanding the truth about Lustga. Unfortunately, it seems to me that the book is incomplete. Based on the binding, I can tell that pages have been removed. How lucky we were that Lavo Brock chose an antiquarian to be a seeing one. Mm-hmm. Perhaps somewhere in the journal of Lassie you will find the answer. Are you talking about the sacred book of Lassie? No, the book of Lassie contains a collection of truths and rituals related to Lustga. His journal is much more simplified. Lassie was the right hand of Doreen Austerlitz, and I know that his work included a description of the contents within the nature of universes. Okay. Where can I find this journal? In the library? Yes. However, it's not that easy. One of the Enlightened Ones secured the journal, but later died fighting Austerlitz's minions. Since then, none of us have been able to open this peculiar little box. Many peculiar little boxes have passed through my antique shop. I think I should be fine.
If you need help, there's a note in my room with an incomplete set of instructions on how to open it. Mm-hmm. It's all I've managed to figure out so far. But maybe you'll do better. Here is the key to my room. Just don't touch anything else. D'accordo. Thank you, Master Theodore. Ok, abbiamo le chiavi. Leggi saggi di Lassie. Ho notato, ragazzi, questa è stata frustata a morte, raga. Porco cane. E questa è lussuria? Boh, vabbè. Comunque, abbiamo un compito preciso. Questo che cazzo è? Ephraim, you weren't at the ritual again. What's it to you? Amanda told you to do a head count during the orgy? I noticed you've been avoiding me, so I wanted to chat. Don't be so nervous. Nervous? Who do you think you're talking to? If I don't attend the orgies, are you gonna throw me out of here like you did with Jonathan? Chi l'ha toccato, Jonathan? What are you talking about? I've been with the Association for 12 years, and you come out of nowhere and start telling us what's what. And regardless of whatever bullshit you do, you always get away with it in Amanda's eyes. Jonathan didn't leave on a whim. You know what he did. I know what he did to you. But to me, he was a friend who had to leave because of you. And honestly, the only thing that redeems you is that you took out Austerlitz. You were able to do something that Amanda and Sabidian couldn't. But it doesn't mean that I like that you're a big shot around here. To me, you're still just a novice at best. Look, I'm sorry you see it that way. I don't feel any more important than you, despite being a seeing one. Fine. See you at tomorrow's ritual, Victor. Ok, allora, a questo qua li stiamo sui maroni, ragazzi. Dunque, dobbiamo andare verso la biblioteca, ma prima nella stanza di Theodore. Quindi l'abbiamo praticamente cacciato dalla loggia. La cassetta è questa qua, sicuramente. Sì, perfetto, questa è la cassetta. Dobbiamo recuperare degli appunti. Dunque, la chiave con una specie di luna, cos'è? No, è un occhio. Allora, sicuramente sono qua gli alloggi. Devo solo trovare il simbolo giusto, raga. No. Di qua niente. Non credo sia questa la porta. Però diamo un'occhiata. È tutto chiuso qua, raga. Una lettura. Allora, l'essenza, la quarta dimensione, o utilizzando un concetto filosofico riduzionista, il quinto elemento, è la sostanza più profonda dell'energia prodotta da un organismo vivo. Le aggregazioni dell'essenza indicano l'esistenza di entità organiche nel vuoto degli universi. Essi acquisiscono proprietà adeguate a ogni mondo e riflettono le emozioni in esse contenute. Gli esseri particolarmente sensibili a tale energia sono chiamati vedenti. Grazie al loro dono sono in grado di percepire l'essenza di una particolare dimensione e addirittura di plasmarla. È probabile che in particolari condizioni siano in grado di creare ponti tra gli universi. Vabbè, questo parla di noi, ok. Comunque non è qua che ci interessa, ragazzi. Dobbiamo andar via. Dunque, qua non c'è la stanza di Theodore. Forse di qua. Allora, questa è già aperta, questa no. Forse questo salone no. Eccola qua, perfetto. Ok. Ci ha detto di non toccare nient'altro. Ma col cazzo, io spulcio tutto, ragazzi. Momento, dai, cazzo. Niente? Ma più di così non si apre. Va bene. Però visto che ci ha detto di non toccare nient'altro, facciamo così, raga. Da sgamoni. Momento. Con la valigia? Nisba. Ok. Là. Chi è che ride?
Chi è che ci sta perculando? Ecco qua. That's all that Theodore was able to establish on opening the box. Ok. Mi sa che sarà un bordello qua, raga. D'accordo. E questa? Hello, Theodore's old friend. Vabbè, sì. Abbastanza evidente cosa vuole rappresentare questa statua. Ok. Ma perché c'aveva nel cassetto Theodore quella statua lì, ragazzi? Niente. Ma c'è un bastone. Bastone? Non c'è nient'altro. Cioè, tu non toccare niente. Non c'è un cazzo qua dentro. Va bene. Ok. Chiudiamo e via. Dai, porco cane, Victor. D'accordo. Biblioteca. Cerchiamo di capire come funge sto cazzo di enigma. Dobbiamo aprire sta cassetta. Non era di qua. Era in alto, sbagliato mi sa, raga. Possibile? No. Ok. Dunque, allora, ok. No, un momento. Premia per usare un oggetto dal tuo inventario. Ok. Perfetto, allora, no, quindi, ok, forse ho capito qua, dovrebbe essere, allora, se queste qua, dobbiamo mettere, tanto cerchiamo di piazzare questa, ok, e qua ci siamo. No, andava quella da 4. Quindi ok. No, cazzo. Quindi vabbè, dobbiamo completare 4 e 5. Giusto? Qua siamo a 2, quindi ok, ragazzi. Perfetto. The Journal of La Sigh tells about the 27 visions describing the technology of the omniscience that can be found in the nature of the universes. I was right. Our copy is incomplete. Ok, leggi saggi di La Sigh. Sitting in the library as usual. Remember to also take care of your body from time to time. I did something for my body during the ritual. What about you? I was wondering where you were. I was looking for Bobby. Have you seen him? Not today, but yesterday he looked very excited. Wouldn't say what was going on. He was drunk, as usual, so I didn't press anything. Did something happen? It's just... okay. I have a bad feeling. And that... that's all? I'm worried he's nowhere to be found. Last time he disappeared, the lodge caught him. I don't know. Maybe I'm overreacting. I don't feel great around the solstice. A year and a half ago, Christopher disappeared and... Is that the one you had a crush on? Oh, stop it. Christopher was a seeing one, just like you and Bobby. And a year and a half ago... It was a terrible night. I'm afraid it will happen again. What happened back then? I... No, I shouldn't. I shouldn't tell you. Che è successo, zia? Puoi fidarti di me? Non dire nulla se non vuoi. Puoi fidarti di me. You can trust me, really. Maybe later. And not here. I'm afraid someone will hear us. Let's meet at midnight in the attic. Troviamoci a mezzanotte in soffitta. If that's what it takes. Thank you. Especially since I know how busy you are. I just discovered that the nature of the universes is missing quite a bit of information about the technology of the omniscience. But why would Austerlitz get rid of it? Or was his grandmother behind it? It's all very interesting, but I'm not in the right headspace for it. I'll see you later. Yeah. See you later. C'è qualcosa che la preoccupa pesantemente. Torna allo studio del trattato. La natura degli universi. Va bene. Eravamo su in alto noi. Oh, cazzo, io non mi ricordo più da dove sono arrivato. Momento, raga. Dunque, qua c'era il tizio
E quindi eravamo su. Ok. Eravamo su. Path of candles. Amanda's signature move. Looks like the evening is just getting started. A quanto pare la serata è appena iniziata. La camera della Trinità, capitolo 13. La camera di Amanda, dove cazzo sta però? Un momento. Forse, no, questo era il bagno. Qua si mollano le Trinità, ragazzi. Candele, luci accese, quindi dobbiamo seguirla. Ok ragazzi, avevo seguito il percorso sbagliato, comunque vabbè, farò un piccolo taglio perché mi sono perso nelle varie porte. Dovevamo seguire questo percorso qua, ragazzi. Sono degli slip a terra, ok. Entriamo qua. Assolutamente. Ok. Siamo a Luzga, giusto? I think I know what this leads to. Ok. Vabbè, andiamo avanti. Usiamo la lanterna così vediamo un peletto meglio. Ok, di qua, raga. Sta roba strana. Va bene. Ripetizione? Ha voglia. Dai, zio. Perfetto. Un oggetto dal mio inventario. Quale oggetto? Forse devo recuperare qualcosa, raga. Momento. Niente, mi sa che devo recuperare qualcosa prima. Si passa, a meno che non dobbiamo scendere giù. Ok. Ho sentito qualcosa, ragazzi. Un momento, un momento. Ho levato la luce perché magari dobbiamo individuare l'essenza. Ci può tornare utile. Questa non è l'essenza, no, sono delle luci normali. Cazzo. Roba splatter. Un momento. Ok. Un attimo, ma non è che. Ah, devo raggiungere l'essenza lassù. D'accordo, quindi. Dove cazzo vado qua su in alto? Non funge così. Dunque, momento, dobbiamo capirci un attimino qualcosa qua. Voglio capire, esploriamo 2 secondi, ragazzi. Allora, siamo arrivati da qua, giusto? Sì. Ok. Dunque, siamo arrivati da qua, dobbiamo sicuramente utilizzare queste pedane per raggiungere l'essenza in alto. Questo è sicuro, però, un momento. Non è una di quelle chiavi, infatti. Io credo che vada inserita, raga, qua. Proviamo. Ok. Ho liberato un passaggio. Merda. Cioè, ho fatto una cazzata, no? Questi mi inseguono. Coltello e luce.
Vediamo un attimo. Magari non sono complicati da uccidere. Ok. Allora, abbiamo liberato una via, aperto una via, che è questa qua. Qua non possiamo passare, ok. Non ci sto capendo un cazzo, raga, mi sto perdendo in maniera brutale. Cazzo, abbiamo fatto il giro tondo. D'accordo, abbiamo semplicemente liberato la via per poi riuscire a ritornare alla dalla porta. Quindi, sicuramente questi c'entrano. Però rompono i maroni, quindi per il momento li eliminiamo così. Li dobbiamo guidare da qualche parte. Ora, abbiamo liberato questo. Ah, ok, forse... Ok, ho trovato, raga. Era una cazzata, però... No, 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 no. Schifo. Maledetta merda. Muori. Ok. Ora ci siamo. Perfetto. Abbastanza vicino? Sì. Ok. Quindi, credo che dobbiamo recuperare l'essenza. Se non l'essenza, qualcosa che va incastrato, incastonato nella nicchia della porta, ragazzi. Non l'essenza. Ok. Vai con questa. Cosa facciamo? Aia. Dunque, abbiamo recuperato l'essenza, abbiamo aperto una via rapida. Questi razza. Al momento non so cosa farci, questi qua penso siano un elemento di disturbo, quindi niente di che. Spawnano da quel portale lì. Ok. Da quel lato lì non so se c'è qualcosa, ragazzi, noi siamo arrivati da qua. Che magari... infatti c'è il ponte. Allora, devo guidarli qui e ammazzarli nel... come avevamo fatto nell'addestramento, raga. Ok. Devono seguirmi di qua. A questa altezza... secchiamo la merda. Poi torniamo su in alto. E andiamo a recuperare... No... Vieni, vieni zio, bravo, così, vicino, schiatta. Va. Così. Vediamo un attimo. Ok, ci ha sbloccato il ponte, perfetto. Quindi noi abbiamo anche, come dire, aperto una via rapida. Di qua. Qua su, ok. Giusto? Sì, perché c'era il... quella statua strana, raga. Ok. Porca! No, che cazzo è? Fanculo. Ok. Brutta merda. Usa. Ok. Quindi qua c'era la statua, perfetto. La porta, ok. E qua abbiamo sbloccato il ponte. Giusto, raga? Sì. Da 10, ragazzi. Momento, con che arma? Là. Ecco, ecco, ecco. Dobbiamo recuperare questo. Ok. Secondo me quella merda lì schifosa, raga, risalta fuori di qua. Ok, ci siamo. Beh, è andata bene, raga. Ok, riapriamo il tutto. Perfetto. Sbam.
Aghia. L'abbiamo ucciso. È comunque brutale questa setta qua, questo culto, ragazzi, assolutamente. Quanti slip c'ha la tizia? Perché ne ho beccato anche altri in giro. Vabbè. Io direi che via il coltello. Leviamo anche la luce così rende di più la scena, ragazzi. Ma questa vuole copulare in questo ambiente, grande. Eccoci, Amanda. Welcome to the Chamber of Trinity, Victor. I've heard so much about this place. It's truly amazing. Today is the winter solstice. That's not a coincidence, is it? During the solstice, the lines between worlds blur more than usual. Essence streams become more powerful, but also more unpredictable. Yeah, I already got to that part in the nature of universes. So then you know what the three statues standing here represent? Yes. Humor me. I enjoy listening to you. Allora, parla della statua di sinistra, parla della statua in mezzo o di quella di destra? Partiamo con quella di sinistra. This is Akmalale, the inspired mistress. She led the cast of the Seekers. Its members were focused on exploring the secrets of the essence and understanding the nature of the other universes. When Lauvabrok announced the plan to transform the beings of Lustga into entities that would experience continual ecstasy, Akmalale was the first to join him. She embraced the teachings of the lustful god, while passing to him the truths she knew. That's when she opened the mind of Lauvabrok to the essence, so that he could use it to contact us. Akmalale is especially dear to me. The ability to see and shape the essence is a divine gift. In that respect, no seeing one will ever match you. Some have been endowed with equally important abilities. Ok, statua in mezzo. The middle statue, of course, represents the lustful god, Lauvabrok. He turned the beings of Lustga into entities that experienced only lust. Now that Lustga is dying, he's enhancing its essence to deliver visions to those most sensitive to it, such as us. As soon as Zuthrar is activated, Lustga will be cleansed and the visions will cease. At least, that's his plan. Do you still wish these visions would stop? You understand Lustga better each day. In time, the fear subsides and the enchantment grows in its place. I can see it happening in your eyes. After what I've been through, it's the only way not to go mad. The story of Lustga is a story of escaping consciousness. This is what I need right now. Okay, statua di destra. Ogra Ekna, the great liberator. Before the victory of Lauvabrok, he belonged to the caste of the Omniscients, which he eventually betrayed. To the lustful god himself, he was a guide in matters of science and technology. He helped him make Lustga into what it is today. Were it not for him, Lauvabrok would have never completed his plan to transform the beings of Lustga into the changed. That's why I think Ogra Ekna is the most important among the Trinity. A bold reasoning. I hear admiration in your voice. I've always been on the side of the rationalists. Your knowledge is impressive, but it shouldn't be limited to Lustga. What do you know about Willard Yelverton? He was the leader of the Cult of Ecstasy and opened the gates to Lustga. If I remember correctly, he sacrificed the child of a seer. Ma che cazzo è un'interrogazione? Correct. And that child was mine. What? He imprisoned me? And then gave our child to the land of Lustga, thus opening a portal. So there are people worse than Austerlitz. Willard felt he fully understood what Lustga was, that it was enough to get there to experience eternal happiness. But with each passing day, I was getting closer to Lauvabrok, and I understood more and more. The lustful god wanted to bring us to this hall, to the Chamber of Trinity. It's here that the essence of the three Lustgan deities is contained. During the solstice, this room can grant a chosen person the power of one of them. Is that why you brought me here? Only the marked seeing ones may receive this gift. Willard Yelverton was here first. He received the essence of Lauvabrok himself. That's when he became the initiator of his will. When I came here, I received the essence of Akmalala, the inspired mistress.
Since then, I've been able to open portals and shape essence better than anyone. So one remains. Ogre Ekna, the Great Liberator. Am I supposed to fulfill his role? Looking at how much you've achieved, I'm hopeful. All you have to do is release your desires here, in the Chamber of Trinity. If we succeed, we will feel your growing bond with Ugra Ekna. What if it doesn't happen? You've come too far to back down now. This is the moment when we find out if you're a god's avatar or a god's meal. And now, come to me. Okay. Va bene. Quindi è una specie di rituale anche questo. Scusa, non parlo più. No, ci sta soffocando, cazzo. Essere Lily, in teoria. Cosa abbiamo risvegliato? Che roba è? Non ho capito bene, ragazzi, ma mi sa che abbiamo risvegliato qualcosa. Cerchi la comprensione tra grappoli di parole e visioni. Vuoi scoprire le verità inconcepibili della mente. Il loro debole chiarore attraverserà gli eoni. D'accordo, ragazzi. Allora, abbiamo fatto una bella sessione di gameplay, raga. Siamo andati abbastanza avanti con la storia. Ripeto, manca pochissimo. So che sto tardando a portare questa serie, raga, però... Finally, a breakthrough. I have to tell Amanda. Ok, abbiamo scoperto qualcosa. Racconta ad Amanda della tua scoperta. Ok, ragazzi, come stavo dicendo poco fa, me la sto prendendo con molta calma per quanto riguarda questa serie, anche perché i titoli interessanti partiranno dal 18 marzo. Tra le altre cose, a breve ci sarà anche il video informativo per appunto informarvi su quali serie ho intenzione di portare per il mese di marzo. E nel frattempo, una volta terminata questa serie, voglio assolutamente portare qualcosa per quanto riguarda indie horror di breve durata, perché è un pochetto che non li porto, ragazzi, sul canale. Quindi andremo a vedere titoli poco trattati per quanto riguarda YouTube Italia. D'accordo, ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividetelo, ci becchiamo al prossimo video. Ciao!